Allora, riguardo alla riprogrammazione del DNA, ho visto che ne hanno parlato molto per quanto riguarda il vaccino americano, che viene creato con una metodica diversa rispetto a quello che è utilizzata per fare il vaccino che ci troveremo noi. Diciamo che l'interferenza con il DNA, purtroppo non lo sappiamo, loro dicono che sono stati fatti, ingegnerizzati in maniera da non integrarsi nel DNA, a non interferire con la parte genetica della cellula, però secondo me è un dato che in realtà non c'è, perché non viene studiato da un lato, dall'altro non possiamo sapere, lo sapremo solo quando verrà somministrato su un numero molto ampio di persone, ammesso che loro cerchino anche di vedere se effettivamente succede, perché se loro somministrano il vaccino e poi controllano le reazioni avverse solo i primi giorni, come stanno facendo adesso, un evento di cancerogenesi sicuramente non lo vediamo entro i primi giorni dalla vaccinazione. Ecco, quindi è un problema questo qui a lungo termine che va sicuramente studiato e valutato. Dall'altro, sì, ci sono in studio, può essere che questo della Moderna sia un vaccino che è progettato proprio per integrarsi nel DNA e produrre così l'antigene, e quindi non sappiamo assolutamente quali possono essere le conseguenze. Cioè, i produttori stessi hanno ammesso che questi sono vaccini prodotti con tecnologie che non sono mai stati utilizzati per la profilassi. Ecco, quindi siamo i primi a sperimentarli, dico i primi come italiani, eh.